Andiamo al Mitama Matsuri. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Guardate che torri enorme. Ma quante sono? Stanno ballando tutti. È un po' come la nostra festa campestre, ragazzi. Oh mio Dio, il santuario c'ha il suo wifi. Ma che figata. Buonasera ragazzi, allora buona notizia, ho fatto ieri il video sulle Big Angels, se non l'avete visto andatevelo a vedere. Comunque volevo dirvi che oggi stiamo per andare a una Matsuri, ossia un festival giapponese. Andiamo al Mitama Matsuri, non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ci sono un botto di lanterne e sarà veramente una figata, quindi restate con me oggi. Sta arrivando il treno! Oh mio Dio, c'è un botto di gente, ma vabbè, ovviamente è una Matsuri famosa, questa sarà bellissimo. Wow, ecco l'entrata, ecco il tori. Qua siamo vicini al Tokyo Dome. C'è giusto un po' di gente, ragazzi. Uffa, vorrei indossare lo yukata anch'io. Eccoci al Mitama Matsuri. Guardate che tori enorme. Wow, ragazzi, è bellissimo. Ma quante sono? Ragazzi, non avete idea. Cioè, non lo so, una sensazione troppo strana. Guardate quanto sono alte. Su queste lanterne ci sono scritti i nomi di tutte le persone che hanno o contribuito o fatto delle donazioni a questo santuario. Chissà cosa succede laggiù. Questo sicuramente l'avete visto negli anime, dai. Praticamente bisogna cercare di prendere i pesci prima che si rompa il pezzo di carta, che è un fazzoletto, però si rompe subito. C'è giusto un filo di gente. Campestre, ragazzi, ma che figata, oh! Ce ne sono ancora anche da questo lato, mamma mia! Che ridere. Beccare amici giapponesi in una Matsuri così è impossibile. E ci sono riuscito. Le magie del Giappone. Comunque ragazzi, il ballo che avete visto si chiama Bon Odori, se vi potesse interessare. Oh mio Dio, il santuario c'ha il suo wifi. Ma che figata. Ok, vabbè, c'è arrivata la birra. Eccola qua. Che così ci imbriaghiamo già. Thank you so much. Hi, you too. Oh, Tomoro Koshi. Che per chi non lo sapesse sono le pannocchiette. Adesso ci andiamo a mangiare le pannocchiette. Yen comunque sta pannocchia, mannaggia. E ci mangiamo anche la yakisoba. Comunque, se riconoscete questa maglia, gliel'ho regalata, che me l'ha data il PR di Jaden. Assaggiamo la yakisoba, assaggiamo la yakisoba. Itadakimasu. Mmm, che buona. E guardate che figo il portafoglio di My Hero Academy. Wow. Uffa, volevamo prenderci una banana ciocco, ma è finito. Qua fanno anche l'okonomiyaki, ragazzi. E tutta questa fila per prenderci una Ringo Ame, che sarebbe la mela caramellata. Ce l'abbiamo noi in Italia? Non lo so, fatemelo sapere. Rinuncio alla mia mela caramellata perché ci volevo una vita. Vabbè, meno calorie per noi. Che faticaccia che è stato. Però è stato veramente divertentissimo. Se siete in Giappone e venite qua l'estate, dovete assolutamente andare a farvi una Matsuri. Adesso noi andiamo a cena, quindi ci vediamo dopo. Ciao ciao! Guardate che riprese stabili, ragazzi. Rai, ti serve un cameraman? Chiamami, chiamami. E adesso andiamo a mangiare yakitori. Che fame, ragazzi. Cosa mangiamo? Io volevo anche l'acqua, quindi è arrivato tante cose da bere. Kanpai. Kanpai. Mangiamo
mancava un po' di cavolo. Che buono. Tra l'altro questi sono tabehodai, quindi possiamo mangiarne finché scoppiamo. Mamma mia che bontà, e ne mangiamo ancora. Per chiedere ancora si dice okawari. È arrivato il ramen. Sentite i giapponesi che fanno questo rumore quando mangiano il ramen. Guardate che cos'è arrivato, il mio risotto. Mangiamolo. Riso con il pollo, ragazzi, così mangio un po' di proteine. Niente, niente, niente male. Vabbè, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi lascio con una bella canzone a fine video. Grazie sempre di cuore per vedere i miei video e ci vediamo alla prossima. Un abbraccio da Seba. Ciao ciao.